e già ma, sì. Questo suono caotico di sottofondo è uno spettacolo, però questa è la mia vita. La prestazione non ci piace, a noi non ci piace la prestazione. Faccio questo primo video nel mio canale per ritornare a fare video. Solo che oggi non faremo un video normale. Oggi, siccome mi sono svegliata tardi, sabato, varie cose, mi sono appena struccata perché naturalmente mi addormento sempre senza struccarmi. E non mi dite che non vi succede, ragazze, perché io lo so che mi succede. Solo che tutti, quando poi devono dire ma tu ti strucchi, dicono tutti sì, io faccio tutta la mia morning routine, la mia night routine. No, io non lo faccio. Se mi addormento, mi addormento, se sono stanca. Volevo darvi un po' di disagio. Questa è la maschera che andrò a fare, che già ho provato. Una maschera che comunque idrata e purifica allo stesso tempo. Vediamo il mio specchietto. Allora, oggi sono venuta a parlarvi un po' di questo periodo di pausa che mi trovo. Cioè, che poi non è un periodo di pausa. Cioè, sono semplicemente andata in stile vacanziera. Cioè, vacanziera. In stile estivo della mia vita, dove di solito l'estate incomincia il periodo più pesante, più stressante per me. Perché ho un sacco di cose da fare, ho gli esami all'università, ho il lavoro, ho altri progetti da fare. E anche quest'anno è successo così, fondamentalmente. Solo che quest'anno mi sono buttata in altri progetti che mi interessavano parecchio. Cioè, perché era una nuova esperienza, qualcosa che sono carina. Che sexy. Vabbè, comunque mi sono buttata in nuovi progetti, nuove cose, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, che faccio? Continuo a fare video? Mi ammazzo la vita per fare video, eccetera, eccetera? Oppure mi concentro in questo nuovo progetto che mi sta capitando, che è bellissimo, eccetera, eccetera? Quasi quasi mi ci butto a capofitto. Ho una serie di crescita interiore, e il fatto che diventi adulto, il fatto di tante cose. È diverso, ti fa un effetto strano e quindi ti prende a male perché stai crescendo e tutte queste cose qui. Anche a me mi ha preso a male parecchio, però cioè sono contenta e spero nel più breve tempo possibile di riuscire a concludere il tutto. Dopo di questo ho dato un piccolo stop, ho fatto questo progetto che avevo fatto anche prima, cioè i soggiorni estivi. Non come utente ma come operatrice, è una cosa che avevo fatto anche negli anni passati, un'esperienza bella. Poi, soprattutto in questi gruppi che ho fatto io, nel progetto bello bello bello, in cui ho creduto, in cui ho voluto sposare il mio tempo quest'anno, ancora di più degli anni precedenti, e quindi siamo partiti al primo viaggio, siamo andati in Sicilia, mi metto magari qualche fotina qui perché cioè, è stato bellissimo. Dove tu vai a sviluppare l'indipendenza delle persone e non li rendi dipendenti di te stessi, cioè è bellissimo, è veramente bellissimo. Cioè, a livello proprio professionale mi ha reso molto felice questa cosa, e quindi viaggi. A livello professionale cresci tantissimo, ho conosciuto un sacco di gente bella, abbiamo fatto delle cose bellissime, abbiamo visto posti stupendi, quindi è stata una figata pazzesca. Quindi sono stata veramente tipo la ragazza più felice della terra. E ho potuto condividere i miei momenti di disagio, disagiati, di persona disagiata, con altra gente disagiata come me. Quindi è stato bellissimo questo. E niente, poi sono andata in ferie. Allora, mamma e papà, però. Sono andata giù, ho visto un paio di posti belli. Sono stata a Favignana con la mia famiglia.
pazzia di scendere da Trento dopo che era venuto già in vacanza, ecco qualche info. Così, visto che avevo fatto poche ore di macchina eccetera eccetera, di farmi altre 7 ore per arrivare a Trieste. Quindi sono arrivata a Trieste e lì una mia amica mi è venuta a prendere e mi sono fatta qualche giorno in Slovenia. Tutte le persone che hanno